E siccome oggi è giornata di grandi emozioni, di grandi eventi, di grandi ospiti, è tornata a trovarci la medaglia d'oro olimpica Luigi Busan. Dov'è? Eccolo, bentornato! Oramai tra gli amici di oggi è un altro giorno, Renato Zero, Soccino. Bello. Ciao. Ah, ma... Dico, perché hai scelto Renato Zero? Questa canzone è favolosa. Amico, parla dell'amicizia, no? Adesso sto scendo con due ragazzi che fanno pugilato e la mettiamo sempre in macchina perché è anche il loro cantante preferito. E presto sarai di nuovo premiato insieme agli altri medagliati olimpici il 20 dicembre dal presidente del CONI Malagò, alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi. E, insomma, quanta strada, no? Sì, ci danno il 20 dicembre ci danno il collare d'oro. Il collare d'oro è fantastico perché è la massima riconoscenza sportiva per un atleta. E poi il coach invece gli danno la palma d'oro, che pure quella è la massima riconoscenza per un atleta che può ricevere. La tua famiglia come sta? Famiglia di karatechi? Sta bene, karateka, come si dice? Karateka. Famiglia di karateka, sì, cioè sì. Non va al plurale? Sì, no. No, sta bene, ora mi aspettano per Natale. Scendo proprio il 24 dicembre perché finisco gli impegni. E quindi mi faccio un paio di settimane con loro. Non tutti sanno che Luigi ha una passione per il ballo, quindi io direi che ci vediamo insieme ballando e poi dobbiamo inventarci qualche cosa con Natalia, giusto? Ci sono un po' di impegni da portare a termine, dai! Da noi sempre restata cosumando italiano. Quando sei venuta a trovarci per la scorsa volta, ci avevi detto due cose. Primo, vabbè, che il papà è stato fondamentale per te perché appunto sei un ragazzino un po' preso in giro, perché eri cicciottello. Sì. Sì, vabbè. È passata? Sì, no, adesso siamo... Sono un bel ragazzo. Bellissimo. No. E peraltro... No? Sono un bel ragazzo? Sì. Quante emozioni, Jessica, oggi? Oggi tante. E poi avevamo cominciato a prendere un po' di lezioni di karate, che però non abbiamo proseguito. Allora, secondo me possiamo fare un equo scambio. Noi ti forniamo Natalia Titova come insegnante di ballo, con preferenza... La salsa. Ce la possiamo fare? Lei è molto brava, però io sono un po' così, alla vabbè, buona. Ma noi ci proviamo, dai. Sì. Dai. Così, proprio. Però poi devi anche, diciamo così, insegnare alla nostra amica Natalia un po' di arti marziali. Oh, ah, sì. Aspetta, amore, ti devo mettere bene. Aspetta un attimo, amore. Vieni qua. Bello de mamma, vieni qua. Quanti anni c'hai, amore? Tanti. Quanti? 34. Amore, coetaneo, fermo, mamma. Dai, veloce, Jessica. Vabbè, Jessica. Vai, amore mio, vai. Tiè, senti che marmo. Il padre è suo, le lascio nelle braccia della Titova. Massimiliano, copri gli occhi. Pronti? Vai. Si a ti te gusta la salsa. Imparare le arti marziali.
Ma bravissimo, guida proprio lui. Lei è brava, io. Quindi io perché Milly, abbiamo un campione per il prossimo, una stella per l'anno prossimo. Sì. Noi mi piacerebbe se farlo all'anno. Se vado là vinco sicuro, diglielo a Milly, se vado là vinco. Hai capito, ragazzi, è poco competitivo. Aspetta, un po' più avanti dobbiamo stare, se no non abbiamo luci buone, giusto? Vabbè, vieni. Ma invece, scusami, che cosa hanno, che punti di contatto ci sono fra il ballo e le arti marziali? No, perché allora, il ballo in teoria incontra e l'arte marziale scontra. Sì. Ho detto una stupidaggine? No, infatti ci serve a noi per ammorbidirci, no? Tutti questi. Lei è favolosa, io un pezzo di legno. Quindi a noi marzialisti ci serve un po' per ammorbidire il movimento, le spalle. Che voto quindi gli diamo a Busan? No, diamo 10, perché il maschio non deve essere sciolto. Maschio deve comandare e guidare la dama. Ha fatto attenzione, benissimo. Comandare. Il maschio non deve essere sciolto? Non per forza. E deve comandare. No, vabbè, ma questo mi sembra un po' eccessivo, però vabbè, se sei, siccome sei il nostro campione te lo concediamo. Vabbè. E invece, come insegna, devi insegnare a Natalia, non so, una mossa di karate? Sì. Guarda, io in questo caso la prima volta non tolgo il tacchi, perché contro un maschio così ci vuole tacco, penso. Ci vuole tacco, contro un maschio così sì, ci vuole tacco. Grande. Allora, insegno molto semplice, mettiti in guardia. Allora, aspetta, così? Così, questo è così. Okay. Allora, ti faccio vedere un attimo, metti la mano di qua. Ok. E fai semplicemente questo, da qua fai questo. Quindi da qua. Ah! Allora, ci proviamo? Ma brava! Ripeti. Grande! Vai! Sono carica! Grande! Dov'è la mia medaglia olimpica che gliela do a lei? Grande, che è più brava di me. Grande. E quindi ti aspettano Luigi. Bravo. Adesso. Allora, adesso mi devo fare un bel Natale a casa, se no la mia famiglia mi ripulisce. Sì. Poi a gennaio vado in montagna, dove inizio la preparazione molto dura e pesante. E l'obiettivo massimo del prossimo anno sono i giochi del Mediterraneo, che è una gara sempre dove c'è il cono in mezzo, sono gli europei prima e i giochi del Mediterraneo dopo, che è l'unica gara che non ho mai vinto nella mia carriera. Quindi che pare brutto poi. Almeno una gliela vorresti lasciare? No, noi gliela lasciamo, mi sembra giusto. Va bene, grazie per essere stato con noi e per aver giocato con noi. Grazie. Cosa sarebbe la vita senza gioco? No. Giusto, Natalia? Sì. La promuoviamo? Lei è fortissima. Io aspetto a far karate. C'è la nuova, una nuova vita, ti aspetto. Che categoria fai? 55, quanto pesi? Quanto peso? Sì. Non posso dire avanti tutti. Va bene. Ti dico in orecchio, dai. Sei la caratteristica più importante per chi pratica un'arte marziale? Ma il rispetto e la forza di volontà, perché comunque penso anche nel ballo, lo sa benissimo, quindi non bisogna mai mollare. E tu però non ti sei allenata, ti aspettavo, vediamo. Ah, allora alzi più alto. Cosa devo fare? È questo, guarda. Boom. No, ma così saltellando sul tacco mi volete vedere morta proprio. Brava! Va bene, grazie, grazie Luigi Busan.